come siamo arrivati io e Luca in questa chat dove gli do del pezzo di merda? Lo scoprirete in questo video. Sono veramente deluso da Luca. 4 anni fa ero un normale youtuber con 2000 iscritti e qualcosa. Un giorno ricevo una mail da un certo Luca, che ha un canale con tipo 47 iscritti. A schifezza. L'importante è la passione. Questo canale si chiamava Shikokujin ed era un canale di Luca e di Fra, mai sentiti. E loro due volevano collaborare con me su YouTube. E inizialmente gli ho detto, ma bella, 47 iscritti. Ma nella mail scrivevano che guardavano i miei video. Allora ho detto, vabbè dai, mettiamoli alla prova, perché magari è vero e dicono la verità. E effettivamente ho scoperto che davvero seguivano il canale. Così, diciamo, nacque la nostra amicizia. Ai tempi andava di moda Clash Royale e io mi ricordo che davo tantissimi consigli a Luca. Praticamente gli insegnavo come fare lo youtuber, gli insegnavo che colori usare nelle copertine, come fare i titoli su YouTube, che tipologia di video fare, quale non fare assolutamente. Cioè, mi ricordo che gli facevo degli audio da 10, 11, 12 minuti e lui se li ascoltava tranquillamente e mi rispondeva e... Cioè, era bellissimo insegnare a Luca, perché ascoltava e applicava. E poi io avevo capito che Luca aveva stoffa, che avrebbe fatto strada, diciamo. E non lo dissi solo di lui, lo dissi anche di Xyuder. Io mi ricordo di aver visto per la prima volta Xyuder quando aveva 500 iscritti, faceva Clash Royale al tempo come tutti del resto. E quando lo vidi per la prima volta mi ricorderò sempre che lui tira fuori sta campanella e dice: non fare la campanella rincitrullita, da oggi puoi supportarmi nello shop con il codice OTPFI. Dai! No, non diceva proprio così. Diceva: ricordatevi di attivare la campanella. E mi ha fatto sbregare dalle risate, dando che ho detto a Luca: io sono sicuro che questo farà strada. E infatti è stato così. Ma questo non c'entra con questo video. Mi ricordo che passavamo tutte le sere a parlare di YouTube. Parlavamo dei nostri video, di come stavano andando, dei nostri progetti, dei video che sono andati male, dei video che sono andati bene. Un giorno dissi a Luca di portare Fortnite sul canale. Fortnite era questo gioco nuovo, al tempo non lo conosceva nessuno. E quindi, già, dato che ci giocavamo già da un po', decidemmo di portarlo sul canale. E fu una scoperta, perché io gliel'avevo fatto portare in realtà, perché io non ero sicuro di portarlo o no. E quindi volevo dire, boh, vabbè dai, gli faccio fare a Luca qualche video, vedo se vanno bene, allora lo porto anch'io. E lui in pochissimo tempo, a quei tempi io avevo 8000 iscritti, lui in pochissimo tempo mi raggiunse e mi superò addirittura. Anche adesso mi sta superando effettivamente. Io dissi no e iniziai anch'io a portare Fortnite. Da allora facciamo sempre i video insieme. Top di Fortnite, curiosità, misteri e soprattutto il nostro progetto più grande. Il mio progetto più grande, la vendetta di Omega. La vendetta di Omega è stata una cosa che abbiamo fatto insieme, per lo più ideata da me. No, ci tengo a dirlo. E che veramente ha spaccato. Voi non avete idea quanto ci abbiamo messo a realizzare quella serie, a pensarla. Cioè, ci lavoravamo da mesi, raga. È stata veramente una cosa assurda. Luca è sicuramente uno dei miei migliori amici. Tuttora parliamo ogni giorno. E secondo me sono veramente fortunato ad avere un'amicizia così su YouTube. Perché purtroppo su YouTube ci saranno sempre persone che vogliono approfittarsi di te, perché magari fai tante visual, perché magari, boh, ti fa comoda la gente approfittarsi di te per guadagnarci qualcosa. Ci sono persone che dicono di aiutare, ma che in realtà non si aiutano davvero. E dietro ogni aiuto c'è sempre qualcosa che uno vuole avere in cambio. Per me lui invece è un amico vero, uno di quello con cui si condividono tutte le cose, sia del mondo di YouTube che fuori dal mondo di YouTube. Perché parliamo dalle tipe ai video a qualsiasi cosa. E voi sapete cosa penso di lui? Penso che sia proprio un fino occhio. No, vabbè, dai. Cico Milano se l'è preso proprio in quel posto. Ma proprio in quel posto. Ho deciso quindi, per commemorare un po' la nostra amicizia, di fare una reaction a un vecchissimo video che abbiamo fatto noi due insieme, proprio agli inizi dei tempi di Fortnite. Ma prima portiamoci a casa sta vittoria e non sta Francesca. Francesca è brutta. Ma questo da dove vive? Se soltanto Dio inventasse delle nuove parole, potrei dirti che siamo soltanto pagani.
che è? Questa acqua di me. Quando diceva ancora le parolacce. Ma quanto bevi? La vecchia sigla era mille volte meglio di questa. Mille volte meglio di quella nuova, ve lo dico. Ve lo dico. Bella gente di Shitco, bentornati in questo nuovissimo video di Fortnite. Guardalo. Oggi sono con... Ma stai registrando? Certo che sto registrando. Dirmelo no. Sparando. Giocavamo già da un po'. E sarò io a sparare quell'ultimo colpo. Questa acqua di me. E ce l'ha con me perché avevo sempre la bottiglia d'acqua vicino a bere. Ma io andrei a ripetere. Ho fatto anche il video apposta. La mappa della season 2 è ancora tutta con i nomi in inglese. Guarda quanto lag, guarda quanto lag. 15 fps tipo. Guardalo. Lui. Ma cosa vuoi fare con quella pistola? Sì, infatti è quasi morto. Perché l'ho ucciso? Porca puttana. Colpa tua. Ma quanto f*** bevi? Io devo sempre avere la pipì pulita. È vero. Men sana in corpore sano. Qui esatto. Andiamo qua. Oh mio Dio. È un video spettacolare. Non perdi mai l'occasione di ricordarci del tuo canale di merda. Questa vallata qua, ci sono tutti questi camion. Li dobbiamo seguire e fare il giro per poi arrivare alla città. Cioè, rendete conto che uno dei consigli che arriva dava era andare a lootare questi camion per poi andare a corso commercio. Ma che stronzata. Ma mai i tempi era un buon consiglio, i tempi sì. Sono... Airdrop, andiamo. No, dai. Guardate qua come ci mette, quanto ci mette a buildare. Guarda. Appunto, vado. Siccome ci tocca andare bene o male lo stesso da quelle parti, vieni con me. Lui concentratissimo per buildare. Non ne sono convinto del tutto. Quanto materiale aveva? Ha fatto il nostro fortino. Guarda che fortino. Ma sei scemo, lo sai che hanno messo la nuova save zone? Porca Sei un idiota, mezz'ora che ne parlo. Ora voglio la scena dove io parlo, tipo, c'è il tuo schermo grigio. Io parlo di sta roba della save zone e tu mi ignori completamente. Davvero c'è stato? Allora lo metto di brutto. Siccome ci tocca andare bene o male lo stesso da quelle parti, vieni con me. Cosa prende st'arma e inizia a sparare? Ma Luca, ma tira fuori il pompa e vieni, facci vedere. Cioè, io scorro, tu uccidilo. Guardalo. Ma adesso lo tira fuori il pompa. Si allontana e spara col pompa. Che inutile. Cane. Guarda il resoconto delle ultime 76 partite. Chi arriverà primo? Il mitico Otti o lo sfigato? Lo sfigato sarebbe Luca. No, ma perché capito. Io non ho visto. Non fa una piega. Ah, ti dirò una chicca. Ma lo sai che le prime volte che guardavo il tuo canale non capivo che cazzo dicevate nella intro? Nessuno lo capisce. Free wifi a tutti. Wifi gratis a tutti, dai. Era easy. È andato verso 75. Io vorrei farvi notare questa scena. Così ci facciamo beccare easy. Eccolo! Che bello! Il rumore dello scar della season 1 e 2! Che bello! Sono a terra. Costruiscimi vicino! Ho 30 di vita! Veloce! Non ho più materiali. Quando io dico, ma facciamo materiali, bla bla. La smetti di darmi la colpa ogni volta che è colpa tua. Ma non è vero. Quando io dico, ma sarai un coglione. Il tuo canale fa cagare. Non sono neanche iscritto al tuo canale io. Per puzzi. Ti puzzano le ascelle. Quando sono andato per la prima volta sul tuo canale, al posto di iscriviti, c'era già disiscriviti. La mettiamo così. E sai cosa ti dico io allora? Che vi disiscrivi dal tuo canale? Anche adesso. Non so se l'avete capito, ma ho preso una bottiglia con per la pistolina, anche se non ti vedo nella mia mappa. Io ti beccherei anche se giocassi una partita differente dalla tua. Io ti beccherei anche se giocassi un altro gioco. Fortnite. Cosa hai fatto? Ecco. Ora becco un tipo e uccido un'intera squadra. No, questo è per dimostrarti che io da solo posso buttare giù un intero team. Va bene. Tu no. Va bene. Ma vedete che almeno io correvo al tempo. Cioè io saltavo, correvo, okay. Mi muovevo andata. Come ci si muove ai tempi d'oggi, io no? Io ti dimostrerò. Almeno quello. Il giocatore vince anche ecco, da solo. Ecco, quando correvo. Ma io me ne vado.
Dai, non farlo durare 7 ore. Ah no, non serve. 18 di vita. Almeno io sono arrivato sesto. Ma sei il flagellatore di team tu? Sì. Ma sei il distruttore universale. Una becconti e un ciclo intera squadra.